la trasmissione, Salvatore, così chi è all'Ascari seduto a tavola ci gusterà meglio su questo libro di cui noi parleremo da qui a tra poco. Intanto parliamo di questo grande campionato. Sarebbe molto riduttivo parlare esclusivamente della partita di ieri. Questa Cefalù Calcio è partita senza pretese, è partita con uno staff dirigenziale che tutti noi conosciamo, da Pellerito a Giacomino, ora tu ci dirai tutti i nomi, e sapevamo e sappiamo cosa significa oggi affrontare un campionato di promozione. Il presidente Cimino, Sì. a cui vanno tutte le nostre attenzioni, si è fatto carico della situazione economica, o tantomeno è uno dei maggiori azionari della società, e questi ragazzi, e di loro inizia a parlare, e questo giovane allenatore Pino Minutella, ancora gli devo dare un'altra piccola regolatina, ma dopodiché siamo a buon punto per dirigere la squadra anche in eccellenza. Hanno fatto un campionato splendido che poi si è concretizzato con quella vittoria, che tutto questo si sia concretizzato con la vittoria di ieri pomeriggio, che è arrivato all'ultimo secondo con Domenico Geraci. E questo nel calcio, e chi ha fatto calcio la dice lunga. Tante altre volte sei stato, per così dire, la Lungo. fortuna ti ha girato le spalle. Invece, ieri, sabato, al Comunale di Santa Barbara, la fortuna ha voluto proprio, essere accanto alla squadra più audace, non solo per la partita di ieri, di cui adesso vi dirò, ma per tutto il campionato. Una squadra che ha creduto, che ha chiuso a terzo posto, e non era facile perché c'erano Ligea Virtus, Rocca di Caprileone, squadre che hanno speso tantissimo per questo campionato. Ligea Virtus è andata direttamente, in quanto si è classificata al primo posto, al campionato di eccellenza. La Rocca di Caprileone domenica prossima dovrà vedersela con noi. Chi è sceso ieri in campo? La Cefalù Calcio ha giocato con Fiducia, Brocato Compagno, Geraci, Schicchi e Compagno Francesco, ancora Villafranca, D'Amico, Calabrese, Battaglia. Al 58esimo è stato sostituito da Città, il quale è espulso all'86esimo, e qua c'è stata una chiave particolare della partita. Ai più l'espulsione è stata un pochino affrettata, poteva essere anche un giallo anziché il rosso, ma all'86esimo l'arbitro ha estratto questo cartellino rosso, e sull'1-1 affrontare altri 30 minuti di Lungo. supplementare, dopo che una squadra aveva speso tantissimo, non era assolutamente ben augurante. E poi Milia, sostituito al 74esimo Zangar. In panchina Leoto, Città, Delisi, Ferrito, Cicero, appunto Zangar e Gatta. Allenatore in panchina Pellerito, perché il nostro Pino Minutella ancora deve scontare qualche cosuccia e si trovava in tribuna. La Spada Forese ha giocato con Giunta, Magazzù, Campo, Bella, Sofia, Librandi, Aloe, Scibilia, ancora Aloe, Carmelo, Durante e Melasso. In panchina Scibilia, Micale, La Spada, Sindone, Nania, allenatore trovato. Ecco la partita in sintesi. Il Cefalù è andato subito in gol al quarto con Battaglia. Tutto sembrava in discesa, la squadra ha dominato in lungo e largo la partita, poi c'è stato il ritorno della Spadafarese, soprattutto per un intervento sfortunato di compagno, L'incomprensione con il portiere. ecco, Francesco Compagno, il quale con un'autorete rimette la partita in discussione. Il Cefalù
è un pochino scoraggiato, cioè non si riprende proprio da questo autogol. Poi avviene il fatto, un'altra mazzata, l'espulsione all'86esimo, ricordo che ha arbitrato il signor Cumbo di Agrigento, collaborato da, dagli assistenti di linea Balletti. Che ha fatto tutto il resto per quanto riguarda la gioia dei tifosi che sono ritornati a Santa Barbara, degli, di tutta la panchina, dell'allenatore, di tutto lo staff della, della Cefalù Calcio. Una vittoria meritata, un campionato veramente portato avanti alla grande, con parsimonia ma anche con tanta intelligenza, con non tanta sofferenza ma anche con tanta armonia, stando anche accanto ai ragazzi, cercando di capire e in poche parole cercando di creare lo spogliatoio, che è molto più importante soprattutto per un campionato. I meriti li dividiamo fra tutti, però permettetemi di dire che ormai il nostro Giuseppe e Pino Minutella per gli amici riguarda, ecco, anche questo ulteriore successo di ieri, ma soprattutto per quanto riguarda, ecco, l'allenatore di una squadra. Era birichino quando giocava, io me lo sono cresciuto, è rimasto un pochino di temperamento caldo, però anche questo fa parte proprio di creare quel feeling con la squadra, di stimolarli sempre più per farli arrivare alla fine. Siamo tutti contenti. Adesso ci sarà questa partita, non sappiamo se si gioca a Rocca di Caprileone e a Capodorlando, non è facile, lo diciamo subito, perché il Rocca di Caprileone tra l'altro non ha affrontato la, la quinta squadra in, in classifica, perché la distanza era superiore ai 10 punti, quindi si è riposato in più, ma noi siamo ancora in partita e abbiamo proprio questa tensione di ieri pomeriggio, che andremo a portare tutta, ripeto, a Rocca di Caprileone o sul sintetico di Capodorlando. Scusami se ho parlato io tanto, adesso a te la parola, perché fino a questo punto, e noi la fotografia la facciamo ad oggi, sono sicurissimo che devi ringraziare tantissime persone, soprattutto iniziando dai tuoi giocatori. Sì, intanto buongiorno e grazie dell'invito, professore. Voglio puntualizzare che l'avvento sicuramente di Salvo Cimino, noto imprenditore albergatore di Cefalù, ci ha portato quell'organizzazione che forse a questa struttura mancava. Perché? Perché gestisce veramente la squadra come un'azienda, mettendo ogni cosa al posto giusto. Il ringraziamento mio sicuramente va ai ragazzi, a questo gruppo fantastico che si è creato in questo anno. L'ho pure ringraziato ieri pubblicamente con una lettera che poi su Facebook ha scritto il nostro Carlo Piccolo, perché per me era doveroso. Noi siamo andati oltre ogni aspettativa, perché è stata una squadra costruita quasi per l'intero, poi fatta tutta da giovani, il più vecchio era Villafranca, che ha 29 anni, poi si passava a tutti i ragazzi di 20 anni, 19 anni, 18 anni, cioè questo dice lunga sullo spirito di questi ragazzi. Cioè, amalgamare un gruppo, lei che ha fatto calcio lo sa, un gruppo nuovo in un campionato molto difficile come quello di promozione, con società ambiziose come Rocca, Spadaforese, Igea, Milazzo, non era facile. Siamo partiti con l'obiettivo chiaro, quello di salvarci, già era un obiettivo molto molto difficile. Poi la compattezza e il lavoro ci ha ripagato quando abbiamo visto che la squadra aveva già una sua struttura, una sua immagine, questa voglia ovviamente di primeggiare, abbiamo visto che c'erano le possibilità per andare avanti, per giocarcela fino all'ultimo. I risultati ci hanno dato ragione, anche perché poi siamo intervenuti a dicembre con due acquisti importantissimi, uno di Tarantino e uno quello di Calabrese, che ha portato quell'esperienza in più che serviva a questo gruppo, e credo poi i risultati che sono di fuori sono sotto gli occhi di tutti. Quella di ieri è stata veramente la partita clou, perché
perché restare in 10 dopo una partita giocata per intero nell'altra metà campo dell'avversario. L'unico tiro in porta che ha fatto la Spada, forse è stata l'autorrete che ha fatto compagno, e poi rischiarla di giocarcela fino al 120° minuto sarebbe stato veramente un grosso problema. Nonostante l'espulsione, veramente la squadra ha reagito, e qua, come dice lei, ho visto quel carattere che sto cercando di trasmettere a questi ragazzi, di non arrendersi mai fino all'ultimo minuto. La fortuna questa volta ci è venuta incontro. Tante volte abbiamo perso, magari dopo il 90° abbiamo pareggiato, anche perché questa squadra ha perso pochissimo, soltanto 3 volte fuori casa. E siamo stati bravi al 93° a raggiungere questa meritata vittoria, che ci consente di giocarcela a Rocca domenica prossima. Ecco, già noi dobbiamo pensare a domenica prossima. Non desidero farti domande che possono proprio svelare quello che già comincia ad avere in mente per domenica prossima, però troveremo un ambiente non facile, difficilissimo, sia che si gioca a Rocca di Caprileone, sia che si gioca a Capotorlando. Però c'è l'aspetto anche per noi di questo pubblico che sicuramente domenica vi seguirà. Cosa ci puoi dire in merito? No, la nota positiva è proprio questa, e lei fa bene a puntualizzarlo, perché durante la scorsa campionato abbiamo visto la presenza sempre più costante del pubblico cefaludese. Certo, ieri poi è stata una cosa bellissima, perché si è stato organizzato un tifo al di là di ogni pensiero, perché da parte nostra non ce l'aspettavamo che il pubblico di Cefalù fosse così coinvolto con questi ragazzi. Invece ci ha dato un grosso contributo, li ringrazio ufficialmente per quello che hanno fatto ieri, e da quello che poi è uscito ieri, che ci seguiranno anche domenica prossima a Rocco o a Capotorlando per seguire la squadra. Partita difficile sicuramente, ma squadra giovane e spregiudicata, che venderà cara la pelle, perché è giusto giocarcela fino all'ultimo minuto. Siamo consapevoli delle nostre forze, rispettando quello che è l'avversario, il Rock, che è una squadra molto quadrata e molto forte, però sono consapevole della forza dei miei ragazzi. È una cosa a cui teniamo tutti, in primis il presidente, che forse non si aspettava questo campionato così bello, ed è molto entusiasta, anche se a detta sua non era mai stato affezionato a questo sport, ma si è forse di cosa affezionato a questi ragazzi e a questo gruppo. Anche lui tiene a fare bene per portare questa squadra, cercare di portare questa squadra in eccellenza, che sappiamo che sarà dura, e poi da quello che emerge da questa discussione di oggi è sempre più difficile portare una squadra avanti, specialmente in eccellenza, perché i costi sarebbero sicuramente raddoppiati. Anche se Salvo Cimino è un noto imprenditore, però sappiamo le difficoltà che stanno avendo gli alberghi e gli albergatori, veramente sarebbe dura. Però stando alle cose oggi non possiamo fare conti per il prossimo anno, speriamo di giocarcela fino all'ultimo in questa stagione, e poi il prossimo anno tireremo le somme. Ecco, tu conosci gli avversari, li conosci bene, già hai in mente, come sicuramente avrai in mente, se hanno dei punti deboli su cui noi, che non voglio sapere in diretta, ecco, voglio sapere se tu proprio li conosci abbastanza bene. Ormai ci conosciamo tutti abbastanza bene, anche perché poi c'è un noto amico nostro che è il capocannoniere del torneo, che è Salvo Marandano, che ha fatto 20 gol, perciò un ragazzo da attenzione sicuramente, e poi credo che abbia chiuso il campionato con la migliore difesa, 22 gol, noi 23, perciò questa denota che è già una squadra abbastanza quadrata. E poi con un giocatore che hanno fatto fino all'anno scorso l'eccellenza, perché quantunque se ne dica, il Rock è stata costruita proprio per vincere il campionato, e forse ha quel tasso di esperienza in più rispetto a noi, perché noi siamo giovani e spregiudicati, loro magari sono più abituati a questi tipi di gara. Cioè, credo che questa settimana bisogna lavorare proprio su questo aspetto psicologico, nel senso che fare capire ai ragazzi che è una partita come tante altre, sicuramente con i suoi con la sua importanza, però va gestita mentalmente abbastanza bene, va approcciata abbastanza bene, con la consapevolezza delle nostre forze, rispettando sicuramente l'avversario, però sappiamo che è una partita molto molto dura.
Certo, la cosa che può preoccupare è la giovane età di questa squadra, che magari a queste partite non è abituata, potrebbe avere, sai, un impatto diverso rispetto alla Rocca. Però i ragazzi sono abbastanza carichi, ti ripeto, un gruppo fantastico, fatto di ragazzi educatissimi e devoti al sacrificio e alla maglia. Il presidente è riuscito a razionalizzare al massimo le spese, e questo devo dire grazie ai ragazzi, che sono ragazzi che hanno fatto veramente grossissimi sacrifici venendo a Cefalù. Tutti stiamo lottando verso la stessa direzione, che è quella di portare questa squadra in eccellenza, che fosse un campionato che Cefalù veramente merita, perché la promozione è molto, molto riduttiva. Speriamo di avere un pizzico di fortuna, quello che ci è mancato magari qualche partita fuori casa quest'anno, che magari ci abbia consentito anche all'insaputa di tutti di vincere un campionato dove non ci vede sicuramente protagonista. Però prendiamo atto, ripeto, delle nostre forze, della forza dell'avversario, per cercare di prepararla nel miglior modo possibile questa settimana. Ecco, due dati e poi tu mi dirai chi ti è stato accanto a bordo campo durante tutto questo campionato. La prima regola: cercare di non prendere il gol, e noi di fatto ne abbiamo preso pochissimi, perché 23 gol, di cui 8-9 sul rigore. 9 sul rigore. E poi l'altro aspetto, ovviamente, se vuoi vincere devi segnare, e noi di gol ne abbiamo fatti tanti, eh? Sì, noi siamo stati il miglior attacco del campionato. Ecco, volevo arrivare là. Siamo stati il miglior attacco del campionato, 70 gol oltre ogni previsione. E poi abbiamo portato 3 calciatori a doppia cifra, l'unica squadra del nostro girone. Geraci, che da centrocampista ha fatto 13 gol, compreso quello di ieri, Calabrese con 11 e Capitan Villafranca con 10. Questa la dice lunga sulla forza in attacco di questa squadra. Noi abbiamo portato 18 calciatori in gol, questo vuol dire che tutti partecipano all'azione offensiva così come voglio, tutti corrono per un unico scopo e tutti sono bravi a farsi trovare dietro la linea della palla avversaria quando dobbiamo difendere la nostra porta. Certo, se considero che noi abbiamo preso 23 gol, ti ripeto, di cui 9 sul calcio di rigore e altri 3 sul pallone attiva, lo dice lungo. Noi gol su azione abbiamo preso pochissimi, veramente, perché è una squadra molto compatta che gioca corta. Dico, questo è quello che io ho trasmesso ai ragazzi, lo stanno facendo veramente abbastanza bene. Dico, essere soddisfatto è poco. Poi un plauso sicuramente, come diceva lei, l'ho fatto a chi mi è stato accanto in questo periodo. Giustamente quello di Rolando Fiducci è il nome più comune, perché è quello che ci accompagna in tutti gli allenamenti, in tutte le trasferte, sempre presente, è il direttore sportivo che tutti vorrebbero avere. Non ci ha fatto mancare nulla. Tutti parlano bene di questa società perché è così, perché ti ripeto, si è creato questa familiarità, questo fantastico gruppo. Un plauso che l'ho fatto a Pellerito, che ti ha fatto trovare la struttura sempre in maniera ottimale, a Giacomino D'Agostaro, all'avvocato Passarello, tutta gente, e ora a Saro Querci, che si è avvicinato anche alla nostra società. Siamo aperti a tutti, perché una squadra importante ha bisogno di essere circondata da molte persone. L'avvicinamento di queste persone veramente ci gratifica tantissimo, perché per puntare in alto abbiamo bisogno veramente di tanta gente che apprezzi questo sport e lo sport cefalutese. E allora io ti saluto con i migliori in bocca al lupo. Voi già ci avete fatto sognare, proprio il calcio a Cefalù quasi quasi nel tempo stava per così affievolirsi, ecco, non voglio usare altri termini. Voi siete riusciti non solo a portare tanta gente al comunale di Santa Barbara, ma a credere soprattutto che se si lavora, se ci si impegna, se siamo noi e se i giocatori sono giocatori proprio che sentano l'attaccamento a questi colori sociali, all'importanza di avere addosso una maglia che riguarda la città di Cefalù, si può fare. L'hanno dimostrato ieri, l'hanno dimostrato alla grande. È molto significativo, al di là della qualunque, ci meritiamo e vi meritate di lottare fino alla fine.
Poi domenica prossima può succedere di tutto, spero che succeda in favore e a favore di questa società Cefalù Calcio. Spero di potervi arrivare e possiate arrivare suonando e passando anche per le vie del corso, anche se il corso è chiuso al traffico. Ecco, una volta tanto si può pure trasgredire, ma al di là della qualunque, grazie a nome dei tantissimi che vi seguono, perché ci avete fatto sognare. Adesso noi siamo sognatori, e perché non dobbiamo continuare a sognare? I giovani ragazzi, sicuramente, come sono riusciti a superare quel momento difficile, quei 4 minuti che poi sono diventati 7, poi sono diventati 8, non si è capito più nulla, come ce l'hanno fatta ieri, ce la possono fare. In questo punto e a questo punto bisogna lottare fino alla fine, perché il risultato può pure arrivare. Sulla carta loro sembrano più attrezzati di noi, ma in campo poi ce la vediamo, ce la giochiamo e ci confrontiamo. Ti ringrazio, in bocca al lupo. Domenica sarai in panchina o in tribuna? No, domenica sarò in panchina, perché ho scontato le 2 settimane di squalifica per la partita di Milazzo, che sì, ci ha visto perdente, sì, l'arbitro veramente l'ha fatta grossa. Perché... E tu l'hai invitata a Cefalù per un soggiorno, sicuramente l'avrai invitata a Cefalù per un soggiorno. Anche la speranza nostra è quella di veramente di suonare di gioia per cercare di portare questa squadra in eccellenza. Io ripeto, andremo là, venderemo cara la pelle, ce la giocheremo tutto, perché questo è quello che merita Cefalù. E noi ne siamo sicuri. In bocca al lupo, a domenica prossima. Grazie. Ciao Pino. E non ci poteva essere conclusione migliore di questa puntata. Io ringrazio sempre l'editore e il regista Angelo Arduino, perché oggi, anche se siamo andati fuori i tempi, è il tempo che mi viene assegnato per qua e là, tra una novità e l'altra, ma indubbiamente gli argomenti lo meritavano, lo meritano, e non ci poteva essere conclusione migliore con un amico, con un collega, con un diacono della nostra diocesi, sempre molto modesto, molto pagato, ma che non finisce mai di regalarci degli apprezzatissimi libri. Lui ha iniziato con un cenne sulla storia di Lascari del 1992, nel 2010 abbiamo letto Nonostante il tempo, poi nel 2011 Lascari nella storia, e adesso Lascari e la sua fede, memorie, ricordi e immagini. Intanto salutiamo, ecco, una persona che ti è molto vicina e che tu stimi tantissimo, che è Gandolfo Sausa, è la gentile signora, appunto, Rosaria, perché erano messi loro dietro le quinte, ma ti guardavano e guardavano con l'occhio del cuore, come tanti altri presenti venerdì nella Chiesa Madre, per questo tuo ultimo lavoro. Ecco, io vorrei iniziare da dove tu ci hai lasciati, dal tuo intervento. Ci sono stati degli interventi apprezzatissimi, perché parlare della storia del crocifisso di Lascari non è così semplice come potrebbe sembrare. Il lavoro è un lavoro di ricerca scientifica, il quale tende a riscoprire sempre più quell'identità che non può mancare in una comunità se vogliamo guardare al futuro. Io già ti anticipo che farò in modo che questo libro possa essere anche letto, e qua il professore Sausa mi darà sicuramente una mano d'aiuto, nelle classi della scuola media, e vedremo anche per quanto riguarda la scuola elementare. Grazie. Questo è un fatto che noi lo vedremo. L'editore mi sembra che sia la Plumelia di Bagheria. La Plumelia di Bagheria, e quindi già ti anticipo che, ecco, qualche copia come scuola verrà acquistata per i colleghi di religione, e così possono loro. Ecco, questo è un modestissimo mio regalo, che avrei voluto dire anche quando c'è stata la cerimonia di presentazione, ma poi per motivi di tempo ho ritenuto opportuno, ecco, non intervenire, ma c'è la mia grandissima stima. Grazie, nei tuoi professore. Riguardi, caro collega Salvatore, e questo è un fatto importantissimo. E adesso parliamo del tuo ultimo intervento.
Ecco, io, per me è la prima volta che entro in uno studio radiofonico, pensate, a 51 anni è la prima esperienza. Saluto tutti, chiaramente al mio carissimo amico e confratello Gandolfo con sua moglie Rosaria, i miei paesani che a questo momento si trovano a tavola attorno alla propria famiglia. Un grazie speciale va a Monsignor Vescovo che mi ha sostenuto anche in quest'opera facendo una breve presentazione dello stesso libro. E parto da questa frase che mi ha accompagnato da tutta una vita. Io dico questo: solo chi ha un cuore attento, innamorato delle cose belle, riesce a fare esperienze e provare gioia nel dare e lasciare qualcosa agli altri. Lo scopo principale è proprio questo: lasciare qualche cosa agli altri. Che cosa? Le cose belle che la nostra vita e la storia ci ha tramandato. Nel caso di Lascari, tutta la storia religiosa è imperniata sulla figura del Cristo crocifisso. Qui i cefaludesi, molto legati per la devozione, partecipavano numerosamente negli anni precedenti, ora un po' di meno, ma i cefaludesi sono stati sempre presenti a questa festa du Signore di Lascari, cosiddetto, ecco, per essere più precisi. Il libro racconta e descrive tutta la parte della festa, dalle origini fino ai nostri giorni. Per esempio, una cosa che mi ha colpito è stata la scoperta di una leggenda pubblicata nel 1885 da uno studioso della rivista delle tradizioni popolari italiane a cura del conte Angelo de Coubertin. Nel 1893, scusate l'errore di numero, di data, in essere riportata la ricerca fatta da un certo Ferdinando Neri, leggende del territorio di Cefalù e il voto di Re Ruggero. Non immaginavo di trovare in questa ricerca la leggenda del crocifisso di Lascari, che non è che cambia molto la nostra storia, soltanto che alla fine ci dice che questo crocifisso, assieme a due pale d'altare, è stato comprato a Roma da parte del nostro principe Giuseppe Emanuele Ventimiglia, l'ultimo principe signore delle nostre terre, che ha donato alla nostra chiesa di Lascari anche altri oggetti di argento e così via. Poi tutti conoscete la bellezza artistica di quest'opera d'arte, che è il legno di cipresso, contrariamente a quanto si è detto fino adesso, che era il legno di pero selvatico. Qualcuno magari ci è rimasto male nel sentire, ma dico come, mio padre, mia nonna mi raccontava che si trattava di pero selvatico, il cosiddetto pranio. In realtà si tratta di un legno di essenza di cipresso, un legno morbido, adatto per l'intaglio. Nel descrivere tutti i particolari artistici dell'opera d'arte, poi lì fu arricchita dalla presenza anche dello storico d'arte, il professor Giuseppe Fazio, che ringrazio di vero cuore. Entro nella descrizione dei vari elementi che caratterizzano la processione del crocifisso. La vara, per esempio, è uno di quei pezzi che è arrivato a noi quasi integro. Abbiamo fatto un restauro 2 anni fa grazie alla volontà del parroco Monsignor Dispensa e ai portatori della vara, i famosi apostoli. E qui vi dirò qualche cosa un po' di particolare per gli apostoli. Poi un altro motivo di grande gioia è stato un fatto provvidenziale. Ho scoperto un fotografo di Villabate, ma residente a Bagheria, l'amico Francesco Terrenova, che nel 1971 fece una serie di fotografie, circa 90 fotografie, dove c'è tutto il paese di Lascari. Rarissime, bellissime queste foto, mi ritrovo io pure come chierichetto, pensate un poco. E dopo questo discorso della vara, ho parlato anche dell'ottava del crocifisso, che è preceduta la festa da un ottavario di processioni, o processione che ogni sera cambia un itinerario, come per dire che il Cristo crocifisso va a trovare la sua gente tra le case di questo paese. Allora, riscoperta anche delle strofe originarie del testo in siciliano, delle laude a Gesù crocifisso. Me ne leggo qualcuna, per esempio, quella più famosa è chi è viva per sempre, Gesù crocifisso, lo damo lo spisso che ne salverà, questa è molto comune. Ma ad esempio ce n'è una che a me colpisce tanto: contenti o fedeli, giacché la sua morte grapio chi deporti che in cielo si va. E in questi anni, purtroppo, questi testi sono stati storpiati dai nuovi cantori. E addirittura si arrivò al punto di aggiungere nuove strofe che non avevano niente a che fare con la storia e la tradizione della nostra processione. Non vi nascondo che il libro è pieno di fotografie.
Fotografie d'epoca, fra l'altro questo libro pubblica una fotografia della festa del crocifisso del 3 maggio, pensate un poco, del 1897. Io dico che il Signore veramente è dalla mia parte quando faccio queste ricerche, perché mi dà la gioia, la possibilità di trovare documenti antichi. L'Ascari, per esempio, è uno di quei pochissimi paesi che ancora oggi venera i santi, e in maniera particolare Gesù Crocifisso, con delle preghiere in siciliano. La cosiddetta corona delle cinque piaghe di nostro Signore Gesù Cristo, detta comunemente coroncina. Vi leggo per esempio una di queste strofe molto belle in siciliano. Per esempio, nel contemplare la prima piaga del piede destro si dice in siciliano: «Mio Gesù, io vi ringrazio, più grande lo restrazio, chi do chiovo che ha passato lo sinistro pedamato, io vi prego che sanate l'arma mia dei peccati. Sono stato un peccatore, hai offeso a voi, Signore, ma di cuore mi ne pento, vai offeso a tradimento. E suo piede già abbracciato, spero di essere perdonato. Perdonatemi, Signore, le mie colpe e i miei errori». Si canta il ritornello e poi si invoca l'aiuto della madre addolorata e si dice: «E voi madre addolorata, madre afflitta e desolata, che guardate fitta in croce lo vostro figlio duce, trafiggite i miei pamori e lo mio cuore di dolore, per morire in compagnia di Gesù e di voi, Maria». Questo, ecco, la preghiera che... E la descrizione particolare, l'atmosfera che si respira attorno a questo momento sacro di ieri e di oggi. Poi spiego passo passo la festa del crocifisso, come si sviluppa per i 3 giorni, preceduta da quest'ottava, sempre corredata da un'abbondanza di fotografie. Non mi nascondo che ci sono fotografie anche della banda di Cefalù, del 26, del 33. Queste sono state fornite da carissimi amici qua di Cefalù, il signor Raimondi, il barbiere Umberto Raimondi, il famoso personaggio Totò Bianca, che mi ha dato una fotografia del restauro del tetto della nostra chiesa di Lascari. Sono stati 2 maestri falegnami cefaludesi, Mastro Peppino Biancamenta e il maestro Pasquale Cicero, il famoso papà del maestro Cicero. Poi a Lascari, per esempio, come voi sapete, il momento più culminante della devozione è Ascennuta do Signore, la cosiddetta. La traslazione, il momento quando il crocifisso viene portato all'altare maggiore, bene venerato, e per circa 1 ora e mezza c'è questa sfilata di devoti che va a baciare Gesù Crocifisso. Nessuno manca a questo appello. Descrivo anche la processione, perché a Lascari le immagini sacre si portano a braccio e non sulle spalle, proprio per avere la possibilità di dare questo contatto diretto con le persone che invocano il crocifisso, la Vergine Santa o i Santi, si accostano all'immagine per la venerazione del bacio. E ancora tante fotografie, pensate, sono circa 250 pagine, tutte ricche di fotografie. E poi ancora dico un'altra cosa che ci caratterizza: gli apostoli, cioè i portatori del crocifisso, questi uomini privilegiati che la storia ci ha consegnato. E sono i proprietari di questi posti, i titolari. Questa volta sono andato proprio a fondo. Sono più di 12, perché poi qualche posto è condiviso con un'altra famiglia. Ho trovato gli atti di vendita, uno addirittura nel 1907, un posto è stato venduto per lire 100. Un altro atto di vendita l'ho trovato nel 1923, che è stato venduto per la metà di 60 lire. Parlo delle famiglie oggi titolari, con tutta la storia, la cronologia del primo portatore fino ai nostri tempi, a partire dal 1831. A questo punto qualcuno magari si potrebbe chiedere: ma questa festa quando iniziò? Se lo sono chiesti anche i miei compaesani. Allora diciamo che il primo documento che parla della festa è il documento scritto da un certo Francesco di Bianca, un manoscritto ancora conservato presso la famiglia di questo, presso i parenti di questo sacerdote. E quando parla di Lascari dice così: anche se la chiesa è dedicata a San Francesco d'Assisi, perché la chiesa di Lascari è dedicata a San Francesco d'Assisi, la festa principale è la festa del crocifisso, che si festeggia il 3 maggio, siamo nel 1798. Questo crocifisso, aggiunge ancora l'autore, è stato realizzato con legno di pero e con l'aiuto di un coltello, fatto da un pecoraio, questa è la leggenda. Ma siamo nel secolo quando questo crocifisso arrivò a Lascari, quindi volutamente i nostri antenati non ci hanno voluto trasmettere l'autore e la provenienza di questo crocifisso. E chi vi sta parlando l'ha guardato da tutti i punti di vista, da sotto, da sopra, in tutti i particolari. Guardate, c'è una serie di fotografie, che una parte è stata proiettata quel giorno in chiesa,
dove si vedono tutte le parti nascoste del crocifisso. Non c'è niente, né una sigla, né una lettera, né un segnale, niente che ci possa richiamare a un autore. Forse a una scuola artistica sì, e di questo io sono convinto che l'opera fu realizzata a Napoli da maestri scultori napoletani, ma di formazione spagnola. Mentre l'altra leggenda che vi dicevo parla di questo crocifisso comprato a Roma da parte del principe. E ancora non abbiamo finito, scusate se vi stanco un pochettino. Chi conosce l'immagine del crocifisso sa che nella mano destra porta un mazzo di spighe. Ora, in questi anni, in questi ultimi 30 anni, 40 anni, noi vediamo questa abbondanza di spighe che vengono distribuite ai fedeli che partecipano al momento della scenuta del Signore. In origine non era così. Il buon Ciccio Fesi, qui c'ho la foto davanti, in mezzo alle spighe, che muore nel 1855, cosa faceva? Raccoglieva le spighe tra tutti i contadini di Lascari, compresi anche i cefalodensi. Parte della festa, ora scoprirete una cosa che vi può fare soltanto onore, era interessata la comunità di Cefalù che viveva alla piana di Lascari, zona Salinelle oggi, zona Ospedaletto, e raccoglieva le spighe tra le famiglie dei lascaresi. Ogni famiglia dava due o tre spighe, così a formare un solo mazzo di spighe, un solo tanti chicchi per una sola farina. Qui c'è il principio della didache, delle prime comunità cristiane, che mettevano insieme tutte le cose, sempre corredata da un mare di fotografie. La bandiera, Cefalù ha la sua storia con la bandiera, che la espone il 2 di agosto. Da noi aveva invece un rito diverso. Quando la banda era già pronta, arrivata alla punta del paese, Dalla cuspide della facciata della chiesa veniva esposta la bandiera ed era il segnale per dire la banda poteva entrare. E ho trovato una bandiera della fine del 1800 ben conservata, sono reperti che dimenticati, e grazie a Dio e alla provvidenza qualcuno l'ha fatto con molta delicatezza a conservare questi documenti antichi. Ecco quello che vi dicevo a proposito di Cefalù, il famoso mazzo. Che cos'è un mazzo? È un omaggio floreale inventato da un certo Culotta Francesco, che era cefaludese, e a Lascari, ma penso che forse anche fin da quel tempo suo, lo soprannominavano Terra di Ciuri, perché la vigilia della festa raccoglieva, significa il 2 di maggio in quel tempo, perché la festa si faceva il 3 maggio, raccoglieva per ogni famiglia dei fiori, fiori semplici, gerani, le rose bianche, le rose quelle profumatissime, l'asparago che metteva attorno come guarnizione, le margherite bianche, poi alla fine aggiungeva il germoglio di una canna americana cosiddetta, che si trova a Passetano nella zona di Lascari. Questo l'inventore fu un cefaludese, un certo Pasquale Culotta, padre del signor Ciccio Culotta, il cosiddetto Ciccio Terra di Ciuri, ma non come soprannome, ma come titolo, un riconoscimento, perché loro si occupavano di preparare questo mazzo di fiori al crocifisso. Dico, questo vi sembrerà ancora più strano, perché parlo delle maschiate, i botti, cosiddetti mortaretti. I fuochi artificiali sono architetture fantastiche, apoteosi tra cielo e terra, nonché giochi di luce, mentre il rimbombo della tradizionale maschiata fa ribalzare il cuore di ogni fedele. Tanti sono i segni che fanno parte della tradizione delle nostre feste. In questo capitolo voglio parlare della maschiata, o sparo di mortaretti. Premetto che in paese vi erano due famiglie, eccetera, eccetera. E spiego che cosa significa maschiata per noi. Tutta la liturgia eucaristica del crocifisso, cosiddetta messa cantata della domenica, è scandita dallo sparo di mortaretti. Ad esempio, quando arriva il sindaco e viene accolto alla porta con un momento di preghiera da parte del parroco, si sparano tre colpi. Ecco, la gente da casa che seguiva la messa dice: sparano tre colpi, il sindaco è arrivato al municipio. Poi altri tre colpi alla fine della predica, del cosiddetto panegirico. La gente dice: è finita la predica. Al momento della comunione 12 colpi, tutti i 12 apostoli che si presentano per ricevere le specie eucaristiche, in omaggio agli apostoli. La gente dice: sta per finire la messa. Perché questa comunicazione con l'esterno? Anticamente, fino al 1950, la processione usciva verso l'una e mezza. Voi pensate,
secondo le norme liturgiche del tempo, non si beveva e non si mangiava dopo mezzanotte. Quindi chi portava il crocifisso lo faceva in forma veramente penitenziale. Desiderate questi posti sono stati in questi lunghi secoli. Non mangiava, la mattina faceva la comunione e subito dopo la messa cantata una tazzina di caffè, una cicara di caffè, dicevano i nostri antenati, con qualche biscottino e così via, pronti per iniziare la processione, quindi stanchi e nella sofferenza e nella penitenza. La gente che si trovava nelle case della Scaresi, ospiti, aveva il tempo di finire di mangiare, pensate un poco, perché la lentezza della processione dell'Ascari è famosa, e ritrovarsi tutti al famoso Chianolaria, dove c'era l'incontro e la benedizione nella Cappella dell'Addolorata. Racconto anche in questo libro le ostensioni del crocifisso, quando per motivi di sofferenza, calamità naturali, veniva sceso il crocifisso solennemente. L'ultimo episodio più significativo è stato quello del 31, ancora c'è tanta gente che si ricorda di questa ostensione, quando il padre Maurizio invitò tutto il paese a inginocchiarsi sotto la pioggia e invocare che il crocifisso e bloccasse questa pioggia torrenziale che stava dividendo il paese in due parti. C'è una bella poesia di un carissimo amico nostro, molti di voi lo conoscono, il professore Nino Cirrito. Poi parlo della promissione, segno e memoria, ma parlo di una cosa in maniera particolare, di una cintura in marenghine d'oro. Ho avuto la gioia, soprattutto la fortuna, di ascoltare direttamente dalla persona che a suo tempo l'ha conosciuto la storia di questa cintura di marenghe d'oro. Verso la fine dell'Ottocento alcuni nostri cittadini di Lascari sono stati emigrati in America. Era il 1898. Io possiedo un passaporto di un signore del 1898, donatore di questa cintura di marenghe d'oro. E allora, questi vanno in America e vengono accolti da un solo loro paesano a Santa Fe, un certo Agostino Giuseppe Macaluso. Li accoglie e li fa lavorare dentro la ditta che stava realizzando la ferrovia a Santa Fe. Il giorno della festa, il 3 maggio di ogni anno, questo nostro paesano li invitava a sostare e andare in chiesa per celebrare la messa cantata a Gesù Crocifisso. Ritornando a casa, li invitava anche al pranzo. Guardando l'orologio dicono, è l'una e mezza, per ora lo signore si trova in da chiazza. Sono le due, già sta arrivando a venire della signora di Cerniglia, a casa siamo nel Ronzaro, e ogni volta che facevano questi riferimenti, questi ricordi, i loro occhi erano pieni di lacrime. La moglie, una certa Concettina Badalamenti di Cinisi, vedendo questa grande devozione, questa grande fede, espressa in questa maniera molto semplice ma genuina, dice: il prossimo anno andiamo tutti a Lascari e veneriamo questo crocifisso famoso di cui voi parlate così tanto, ma portiamo un regalo. Il regalo è questo: raccogliamo tutte le marenghine d'oro che vi danno in premio alla fine del lavoro, componiamo una cintura e sarà il vostro dono. Felici e contenti di questo vanno a Palermo, si rivolgono a una certa gioielleria in via Garibaldi, però mi sfugge il nome, mi pare che si chiamasse Cuti, ecco, si chiamava Cuti. Viene realizzata questa cintura di marenghe che tuttora viene messa alla vita del crocifisso. Quindi il rapporto con i nostri emigrati non è mai mancato. Perché non parlare anche, per esempio, dei comitati che in questi anni, in quasi 200 anni, ho raccolto le testimonianze dei comitati che ci hanno dato la possibilità di festeggiare il crocifisso in quasi 200 anni, dai nostri contemporanei fino a un certo Concordio Moscato, un nome che non si usa più, ma si chiamava Concordio, cosiddetto Ozzuncordio. Parlando del crocifisso, non dovevamo dimenticare di parlare dell'Addolorata, la sua Vergine Madre, che è stata ai piedi della croce. E quindi diciamo lo stesso excursus cronologico, la devozione, la storia, e quello che si fa oggi, per esempio con la Coroncina, i tempi della festa, come si sviluppano in questa novena, in questo settenario. Vi dicevo che Lascari è fortunata grazie a un signore che ormai è in paradiso davanti alla gloria di Dio, che ci ha trasmesso, anzi mi ha trasmesso, un patrimonio culturale non indifferente. Tutti i canti e le preghiere in siciliano, comprese le musiche. Di questo io mi sono sentito responsabile. Ed è stata una delle mie preoccupazioni e premure trascrivere sul libro anche le musiche, che troverete alla fine del libro stesso. Parlando di questa festa dell'Addolorata,
abbiamo scoperto, per esempio, l'anno di fondazione è stato il 1903, proprio quando arrivò la cintura di Marenghe d'Oro, e fu l'addolorata proclamata patrona del paese. Non c'è documento che non ce lo comunica, ce lo affermi, ce lo attesti, ma la realtà del popolo dice sempre: l'addolorata è la patrona del paese di Lascari. Stessa cosa avviene anche per San Giuseppe, con le famose virginette famosissime, dove tanti cefalotesi partecipavano a questa mangiata, diciamo, di piatti semplici ma buonissimi, con le famose cassatelle di Cicere, rinomate per la loro dolcezza. Parlo anche della preghiera in siciliano di San Giuseppe. Alla fine abbiamo fatto una scoperta grazie al carissimo amico Pippo Abate, sindaco di Lascari, a cui rivolgo il mio grazie e il mio saluto. Ecco, che cosa abbiamo riscoperto? Le due confraternite che si trovavano a Lascari. Nel capitolo precedente si parla anche dell'apparato, quando si addovavano le chiese a festa, tra cui c'era un cefalotese che lo faceva, Mastro Peppino Lucido. Quindi, come vedete, Lascari con Cefalù hanno avuto sempre rapporti di ottima collaborazione. Per esempio, le confraternite all'Ascari, che nascono nel 1881, dopo poco tempo queste due confraternite si autosciolgono. Ma la scoperta più interessante è quella della chiesa della Madonna del Carmelo e della chiesa del Crocifisso, che le fotografie sono molto evidenti e molto chiare, che ci permettono di dare una lettura anche dal punto di vista architettonico. Ho fatto ricostruire, pensate, a mia suocera, l'abitino dei confrati della Madonna del Carmelo e lo stesso stendardo, proprio per avere più plastica la presenza e il ricordo di questa confraternita. Ci sono sempre le fotografie che corredano tutto il libro, a bianco e nero, a colori, particolari che possiamo notare attraverso questi ingrandimenti. E questo è la Madonna del Carmelo. Per esempio, c'è qualche teoria, siccome dalle fotografie che abbiamo, le uniche che superstiti che ci hanno permesso di fare una lettura di questo chiesa oratorio, si vede un arco che sovrasta l'ingresso della porta principale. Qualcuno dice si tratta di una chiesa araba normanna, ma la cosa è troppo grossa, perché se si trattasse di una chiesa, se fosse trattato di una chiesa, il principe nel 1700 avrebbe costruito lì sopra la chiesa madre, non qui sotto dove è attualmente. Io invece ho la presunzione di pensare, è una mia ipotesi, che si tratta invece di una porta civica, che fra l'altro mi dà conforto la delibera del 1955, quando viene distrutta completamente questa chiesa, che la indicano come Santa Maria del Castello. Tant'è che una strada che oggi via Galliano fino al 1920 si chiamava Via del Castello. Del Castello perché? Perché era la strada che portava a Grattello, dove c'era il castello del principe Vittorio e Gaetano Ventimiglia. Castello che a Grattello purtroppo oggi non esiste più. E questi due paracarri che sono conservati a Lascari sicuramente facevano parte di questa porta civile. L'ultima cosa vi dico, e non mi voglio stancare più, una pagina di storia ritrovata. È stato trovato un documento del 1913 indirizzato al sindaco di Cefalù, pensate un poco, dove invitava a dare pubblicità per la festa che c'era a Lascari, e non solo, chiedeva al direttore delle ferrovie tratto Palermo-Messina di far fermare il treno accelerato alle ore 1:30 del 4 maggio, perché a Lascari, in occasione del festino della festa del Crocifisso, patrono di Lascari, così lo dice, ci sarà una proiezione di un film in Piazza Duomo. Pensate, l'altra aveva una piazza che si chiamava la Piazza Duomo. Concludendo, ci sono anche le musiche, come vi dicevo prima, e concludo con una frase, come io ho iniziato, che secondo me ecco qua: più scavo nel nostro passato e sempre trovo qualcosa di antico, ma sempre nuovo. Allora nasce in me il desiderio di andare avanti, per trasmettere il testimone a chi verrà dopo di noi, anche se constatiamo che il nostro paese perde, giorno dopo giorno, le tracce della sua memoria. Forse siamo un po' scoraggiati perché la società che ci circonda non ci invita, non ci sollecita ad essere testimoni nel tramandare le cose del passato. Ma da buon cristiani dobbiamo trasmettere la nostra fede
e penso che quest'opera semplice, semplicissima, poverissima, potrà essere uno strumento valido per trasmettere la fede a coloro che verranno dopo di noi, ma anche le nostre tradizioni e tutto quello che fa parte della nostra storia, della comunità di Lascari. Grazie a voi. E allora, Salvatore, noi, ecco, intanto invitiamo chi ci segue, chi ha seguito la presentazione, vogliamo ringraziare ovviamente chi ha moderato e chi ha condotto la serata, Monsignor Rosario Dispensa, il parroco, che è molto vicino alla comunità di Lascari, all'istituzione scolastica, sempre disponibile e sempre generoso. Poi c'è stato l'intervento di Don Domenico Messina, il quale è preciso e puntuale anche, sì, con proiezioni, ha presentato appunto Lascari e la sua fede, soprattutto soffermandosi come è giusto che sia, perché il libro parla del crocifisso e quindi facendo vedere gli aspetti che lui ha trovato facendo anche lui le sue ricerche. E poi c'è stato l'intervento di un altro, il professore Fazio Giuseppe, carissimo cultore. Ecco, io desideravo concludere, c'erano tantissime persone presenti, anche di Cefalù, che tu hai, sì, nel tuo intervento menzionato, i miei parrocchiani dello Spirito Santo. Ecco, io desideravo proprio chiudere con la copertina, perché il progetto grafico, ecco, io meno male che ero presente. Grazie, perché, Presidente, grazie. Ecco, perché il progetto grafico è stato curato da un tuo alunno, e questo è pure un altro aspetto bellissimo, sì, che i tuoi alunni si sono uniti, in particolare questo alunno, ai tuoi sforzi per dare quel contributo anche tecnico di veste grafica, che è giusto che ci sia. Ecco, io gradirei che tu proprio concludessi parlando di questo nostro alunno, di questo ragazzo che ha contribuito anche alla veste grafica, perché tra l'altro ci sono tantissime fotografie, come tu ricordavi, e quindi è un libro da leggere, da tenersi caro, da vedere, lo si può trovare in edicola, poi il collega Piazza potrà dire appunto dove il libro può essere reperito e acquistato. Prego. E allora, nel concludere. A concludere, appunto. Dovevo aggiungere anche un'altra cosa: quella sera, a coronamento di questa bella serata, questa bella manifestazione, ho avuto la gioia di avere il coro Santa Iosef, una parte del coro Santa Iosef di Bagheria, diretto dal maestro Mauro Visconti, a cui va il mio grazie e la mia stima. La copertina. Il mio collega di discipline pittoriche, il professore Giovanni Ballestreri, mi dice: tu riesci a coinvolgere tutti, ceramica, pittura, scultura, metalli, ma come fai? E come faccio? E io penso che questo sia un dono del Signore, metterci tutti insieme per lavorare, per realizzare le cose belle. Solo chi ha un cuore attento e sensibile può realizzare, eccetera, eccetera. Lascari con Gratteri, Lascari è figlia di Gratteri. L'abbiamo dimostrato nell'ultima pubblicazione del 2011, Lascari nella storia, dove finalmente abbiamo pubblicato anche l'atto di fondazione della parrocchia di Lascari del 26 febbraio del 1693, tutto tradotto. Dicevo, questa copertina è stata realizzata da un carissimo amico, allievo a suo tempo dell'Istituto d'Arte di Cefalù, oggi Liceo Artistico Diego Biancamato, Dario Drago. Il mio grazie già gliel'ho detto e gliel'ho ripetuto più volte, ma ora lo faccio pubblicamente. Grazie Dario per il frutto della tua esperienza, della tua tecnica, delle tue conoscenze artistiche che hai messo veramente qui a fuoco. C'è questa bellissima espressione del crocifisso ligneo che guarda questa chiesa, questa comunità di Lascari, ma ecco, guarda tutte le comunità, Cristo crocifisso è il Signore dell'universo, il Re dell'universo, quindi ne è il custode di ogni comunità parrocchiale, di ogni singola persona. Questo volto che guarda Lascari per dire: guardate che sono sempre con voi, mi faccio compagno della vostra strada, non mi abbandono, non mi lascio. E non solo ha fatto la copertina Dario, ma ha fatto anche un'immaginetta celebrativa di questo evento, che quante la desiderano in maniera gratuita. Il libro purtroppo non lo posso dare gratuitamente perché l'ho fatto a spese mie e di conseguenza non posso darlo, ma l'immaginetta, questa cartolina celebrativa, ve la posso dare con grande piacere. Quindi ringrazio Dario e comunico che fin da adesso, il 4 maggio sera, sabato sera, sarà presentato questo libro nella comunità di Gratteri verso le 7 di sera. Ecco, e noi chiudiamo proprio perché siamo fuori tempo massimo.
E chiudiamo con un ultimo ringraziamento della mattinata. Grazie Salvatore per essere stato qua con noi a presentare l'Ascari e la sua fede, memoria e ricordi. E proprio per ritornare alla serata di venerdì, dove ci sono stati tanti interventi, un grazie, perché sennò poi, sai, ci ascoltano tutti, anche a Gangi ci ascoltano, a Don Pino Vacca, quindi recuperiamo anche questa promessa che tu in illo tempore avevi fatto a Don Pino Vacca, che era parroco di Lascari, e poi effettivamente Don Pino Vacca era presente, ha dato pure un contributo nel libro alla presentazione di Lascari e la sua fede. Salvatore, forse non ci siamo dimenticati di nessuno, ma di Franco Turdo ci siamo dimenticati, presidente. Franco Turdo ce lo possiamo permettere perché è uno di noi, quindi un grazie a Franco Turdo e a quanti a Terranova, perché ti ha offerto delle immagini da proiettare per rendere la serata ancora più completa nella presentazione. E se ci siamo dimenticati di qualcheduno, l'ora è tardissima, mi hanno già licenziato, il mio editore mi ha licenziato perché sono fuori tempo massimo. Grazie Salvatore per questa tua presenza, Salvatore Carmelo Piazza, e per quest'altro dono di Dio, come lo chiami tu, perché senza di lui, almeno come la pensiamo noi, non si può andare verso nessuna direzione. Grazie ad Angelo Arduino, editore in regia dalle 11:15 di qua e l'altra, una novità e l'altra. Da Pino Simplicio, scusate se l'abbiamo fatta lunga, ma chi lo desidera potrà riascoltare la trasmissione domani con inizio alle ore 13:10 circa. Da Pino Simplicio, buona prosecuzione di giornata e buona domenica a tutti. Grazie. Grazie. Abbiamo trasmesso qua e là, tra una novità e l'altra.